Amici e amiche di RTR, buonasera e benvenuti a questo appuntamento annuale con la Corri con Gio, una manifestazione mutualistica che serve a ricordare Giovanna Fatato, un'atleta, docente di educazione fisica scomparsa prematuramente, che puntualmente viene ricordata qui a Città Ducale, città di provenienza della stessa atleta. Ne vogliamo parlare con una serie di ospiti che fanno da corollario appunto a questa sorta di salotto che abbiamo costituito per l'occasione. Partiamo con la mens organizzatrice, se così la possiamo definire, la dottoressa Sara Severoni, che ci parlerà appunto di tutto quello che è andato organizzando, della sua attività professionale anche in funzione di questo tipo di manifestazione. Poi alla mia sinistra, riconoscibilissima Martina Caramignoli, campionessa di nuoto reatina autoctona, quindi per l'occasione, madrina dell'evento che si andrà a consumare il 19 settembre del 2015 appunto a Piazza del Popolo e qui a Città Ducale. Ce ne parlerà appunto la dottoressa Severoni di questo tipo di organizzazione. Poi alla mia sinistra il primo cittadino di Città Ducale, più segnatamente stiamo parlando di Roberto Ermini, che ci parlerà del suo contributo a livello amministrativo. Il papà dell'atleta onorata, commemorata in questa occasione, il signor Fatato, che poi andremo a sentire in sintesi. Alla mia destra Riccardo Nicotra, correggimi se sbaglio perché ho una serie di onomastiche da mettere in evidenza. Riccardo Nicotra, che fa parte appunto del consiglio della Corri con Gio. Sì. Quindi in qualità di consigliere ti presenti e anche del Running Club Città Ducale come associato. Poi abbiamo il presidente della Proloco, stiamo parlando del signor Sergio Ranalli, se non vado errato, e credo che abbiamo concluso tutte le memorie del caso. Vorrei iniziare a parlare immediatamente con la dottoressa Severoni. Sara, diciamo, chiamiamoci per nome perché informalmente Sara. In queste manifestazioni siamo tutti amici e tutti umilmente pronti a lavorare. Ecco, Sara, tra le altre cose, presidente del ALMAR, sì. Onlus, che è un acronimo che sta per Associazione Laziale Malati Reumatici, di cui sono rappresentante laziale, regionale e consigliere nazionale. Uno dei motivi, diciamo, per ecco, cui... Ecco, nel frattempo, grazie al... Il cosiddetto oste, che poi oste non è, che ci consegna, ex oste, barman di Città Ducale. Grazie, tra l'altro, al Distratto Caffè che ci ha ospitato questo pomeriggio, ecco, che ci ha dato la possibilità... Ecco, sito che abbiamo sfruttato per l'occasione, quindi che ci foraggia abbondantemente. C'è un bambino adesso che giustamente provvede ad autoalimentarsi. Ad autoalimentarsi, sì. Andiamo con la dottoressa... Scusami Sara Severoni, perdonami, difetto professionale, insomma. Sì, in qualità, diciamo, di non solo di rappresentante della Corri con Gio, ma anche di presidente dell'Associazione Laziale Malati Reumatici, motivo per cui è nato questo connubio. Ci tengo a dirlo per un motivo molto molto particolare. Pochi lo sanno, ma in realtà diciamo che la mia carriera politico-sociosanitaria è nata insieme a Giovanna nel lontano 2007, quando mi fu proposto di fondare una sezione provinciale a Rieti dell'Associazione Laziale. Allora Giovanna era la mia riabilitatrice, la mia personal trainer, la mia amica, soprattutto la mia amica, e con lei pensammo che effettivamente ce n'era bisogno a Rieti, c'era profondamente bisogno a Rieti di curare le cronicità, di educare le persone a un'ottima e a una buona qualità di vita, e per farlo c'era ovviamente bisogno di un'associazione che in qualche modo le rappresentasse. Motivo per cui è nata questo connubio, questa forte collaborazione tra l'Associazione Laziale Malati Reumatici che io rappresento e la Corri con Gio, di cui ovviamente sono una promotrice. La Corri con Gio è nata appunto da... Ecco, il cui sottotitolo, il cui proclama potrebbe essere sintetizzato nella frase, nell'aforisma: ogni passo sia verso il coraggio. Ogni passo sia verso il coraggio non è stato solo lo slogan
prima edizione, ma è stato proprio l'aforisma di un messaggio fortissimo che ci è arrivato direttamente dall'amicizia e dall'insegnamento di Giovanna, che è stato proprio quello di continuare comunque a sorridere la vita con occhi di speranza nonostante la morsa della sofferenza, la morsa della sofferenza da cui era stata attanagliata, esattamente da... nonostante insomma, a volte la malattia ci fa abbassare la testa, Giovanna è stata una che non l'ha mai fatto, neanche davanti alla più forte difficoltà, neanche davanti a quelli che sono stati i suoi momenti peggiori. E da questo è nato Corri con Gio, da questa è nata la nostra veramente ricerca di una madrina di eccezione che potesse in qualche modo ricordarci quello squaletto che ci ha insegnato a tutti a nuotare. Segnatamente Martina Cramignoli. È arrivata come nessuna cosa nella Corri con Gio arriva per caso, è arrivata per noi Martina, che è stato veramente quasi un amore a prima vista per Corri con Gio. Ecco, Sara, prima di parlare della borsa di studio che viene prevista all'interno di questa Corri con Gio, quindi allegata a questa manifestazione, e di mandare in onda il contributo telefonico del professor Guido Biasco, andiamo un attimino a sentire la nostra ospite d'eccezione, nonché matrina di questa manifestazione. Assolutamente sì. Martina Cramignoli. Allora, Martina, buonasera e benvenuta anzitutto alla nostra, al nostro conviviale, lo possiamo chiamare così, molto informale. E, per quale motivo hai scelto di patrocinare, di partecipare a questa, sotto il profilo simbolico, a questa manifestazione del tutto significativa da atleta? Ma personalmente non conoscevo Giovanna, quando mi hanno chiamato e mi hanno detto se volevo fare da matrina a questo evento ho detto subito di sì, e comunque Giovanna come me era amante dell'acqua e diciamo quindi ho subito accettato, sono fiera di fare da matrina a questo evento. Quindi per affinità acquatiche le possiamo definire così. Ecco, andando a parlare un attimino della tua carriera, ovviamente che in sintesi andiamo a ricordare, a sintetizzare appunto, tu inizi la tua attività agonistica nel 2008, mi sono segnato tutto qualora la tua memoria storica facesse difetto, ma sicuramente ricorderà tutti i tuoi allori, insomma sappiamo che conservi in maniera, custodisci in maniera gelosa nella tua cameretta tutto ciò che riguarda tutti i cimeli che hanno riguardato la tua carriera, quindi con gli allori che vanno a culminare con il terzo posto agli europei di Berlino. Parlaci di questa esperienza che probabilmente ha fatto anche da traino la conquista del podio dell'oro alle Universiadi. Ricordiamo poi che per partecipare alle Universiadi devi essere iscritta ad un'accademia, ad un'università. Tu segnatamente sei iscritta ad ingegneria agraria, che probabilmente per ragioni anche legate all'attività agonistica ancora non riesci a portare a termine, ma hai promesso che come hai un po' di tempo per studiare studierai. Quindi andiamo un attimino a ricordare il tuo corso, come ti formi come atleta, da dove parti. Attualmente fai parte delle Fiamme Oro, se non vado errato, quindi stiamo parlando della Polizia di Stato. E parlaci di quella bellissima esperienza legata agli europei del 2013, in quel di Berlino. Beh, sicuramente è stata la medaglia più importante che ho vinto fino ad oggi. Ci speravo tanto in quella medaglia, è arrivata in un momento comunque difficile della mia vita, avevo perso nonna da 2 giorni, quindi diciamo mi sono fatta coraggio e ho pensato a tutti i sacrifici che avevo fatto e ho pensato che questa era l'opportunità giusta e non potevo sbagliare, anche se comunque mancavano tante atlete, comunque i non partecipanti hanno sempre torto, diciamo, non hanno mai ragione. Sempre torto, ecco, e sicuramente non è un alibi quello delle assenze per raggiungere sicuramente un terzo posto che rappresenta un podio. Ecco, la morte di tua nonna che ti ha dato maggior coraggio addirittura per quanto concerne l'ottenimento di questo grandissimo risultato, ottenuto anche grazie agli enormi sacrifici dei tuoi genitori che hanno contribuito in massimo grado proprio all'ottenimento di questi risultati. Quindi tu parti agonisticamente sotto il profilo della carriera agonistica nel 2008 con i Mondiali Juniores Monterrey. A Monterrey, quindi andiamo in America Latina, in America Centrale, Centro Settentrionale, in Messico.
Sì, diciamo, quella è stata la mia, non la ricordo benissimo adesso, sono stati 7 anni e è stata la mia prima volta che ho vestito la maglia della nazionale juniores, diciamo, e sono arrivata settima nei 1500 e nona negli 800. Poi, diciamo, lì dall'anno successivo mi sono affermata a livello assoluto, ho vestito per la prima volta la maglia assoluta ai mondiali di Roma e lì credo che forse è stata l'esperienza più bella, entrare nella piscina dello Stadio del Nuoto dove ci sono cresciuta. La piscina olimpica, tra le altre cose. E ricordiamo che a Roma si sono svolte le Olimpiadi nel 1960, non sottacere questo particolare. Quindi emozione a tutta andata e poi? Poi il 2010 ho avuto un anno buio, diciamo, tra virgolette. Poi il 2011 ho fatto i mondiali a Shanghai. Poi il 2012 ho avuto, diciamo, sono stata in ritiro in America e ho avuto dei problemi, quindi... Di ordine fisico. Sì, quindi ho saltato, diciamo, le qualificazioni e così sono svanite anche le Olimpiadi di Pechino e poi da lì sono restata sempre in nazionale fino adesso. Ecco, quindi università e fino all'ultima partecipazione sfortunata peraltro. Ecco, ricordiamo che le tue discipline di pertinenza sono i 1500 metri, stile libero, e gli 800, quindi vai sul fondo. Sì, diciamo che quest'anno non proprio 1500 perché non è gara olimpica, quindi dovrò concentrarmi più sugli 800. Quindi l'ultimo mondiale non è andato proprio come... A Kazan, in Russia. Sì, come volevo. 2 anni prima Kazan mi aveva portato fortuna, quest'anno mi ha portato un po' di sfortuna, però va bene. Nello sport si vince e si perde. Quando si perde, mio padre mi dice sempre che dopo una grande sconfitta c'è sempre una grande vittoria. Quindi. Solitamente gli eventi si alternano. Ritorniamo poi comunque a parlare facendo un ulteriore giro di microfonazione e per quanto riguarda gli ospiti qui presenti. Roberto Ermini, primo cittadino, ti do il microfono, te lo cedo perché per la scarsa promiscuità, insomma, sono costretto a dartelo. Quindi andiamo a vedere il ruolo istituzionale dell'amministrazione, appunto, civitese in ordine all'organizzazione di questo evento. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie di essere qui a Città Ducale. Per a noi questa serata ci riempie, che poi è il preludio di quello che avverrà il giorno 19, quindi dicevo, questa serata ci riempie di gioia, anche perché partiamo con questa bellissima manifestazione che per me riveste una situazione un po' particolare. È nata quando io sono stato eletto sindaco, quindi questo è il quarto anno. È stato coevo l'evento. Esatto, è il primo anno nel 2012, quindi questo è il quarto anno. Quindi ci tengo in maniera particolare, ci tiene in maniera particolare tutta la mia amministrazione, quindi la mia presenza interpreta un po' la volontà di tutti. Poi con Sara, che soprattutto anche con il padre e con tutta la famiglia di Sara, che ci lega una profonda amicizia, conoscenza da quando siamo nati, quindi per noi partecipare a questa manifestazione che ricorda una nostra concittadina, una bellissima ragazza che ci ha prematuramente lasciato. Però ci preme ricordare questa figura, diciamo, un giorno è stato un giorno triste soprattutto per la famiglia, però ci preme ricordarla in questa maniera, con trasformare quel giorno triste in una giornata di gioia, perché quella, il 19, come tutte le altre manifestazioni, siamo giunti alla quarta edizione di questa manifestazione commemorativa. Come tutte le precedenti, è una giornata di gioia. Mi preme ricordare quella del 2013, che il giorno dopo ha fatto il diluvio, però il giorno prima era una giornata splendida. Ecco, quasi a ricordare appunto il sole di questa ragazza. Esatto, perché era una ragazza solare, ha lasciato, come dicevo, in maniera prematura, e a me mi preme, insomma, anche questa manifestazione riesca alla perfezione, perché ci tengo, perché la famiglia deve avere almeno da parte della nostra comunità un ricordo positivo
della ragazza. Loro sicuramente lo avranno, ma attraverso questa grande manifestazione, perché poi è partecipata in maniera, diciamo, numerosa, tant'è vero che riescono a far correre anche a me, quindi è tutto dire, no? Io ho fatto tutte le manifestazioni. Quindi dismettiamo l'elemento addominale per un giorno per partecipare podisticamente, quindi, no, a questa. Ho detto questo per dire che è una giornata di gioia. L'amministrazione sta vicino a questa organizzazione, tutto il supporto che possiamo dare lo diamo volentieri e la mia presenza rappresenta anche questo. Quindi presenza strutturale e funzionale in ordine a questa organizzazione. È in serbo una telefonata, un collegamento telefonico, un contributo telefonico con il dottor professor Guido Biasco, che sentiremo, non prima però di aver ascoltato il presidente della Proloco, il signor Sergio Ranalli, e poi l'altro ragazzo al mio fianco. Quindi sentiamo un attimino prima il presidente della Proloco di Città Ducale e poi questo contributo telefonico, non prima di aver parlato della borsa di studio inerente a tutta questa progettualità che ruota attorno alla Corri con Gio. Quindi ti passo la palla e quindi il microfono. Sì, grazie per averci invitato, anche noi della Proloco siamo a supporto della Corri con Gio dall'inizio, da quando è stato creato per la prima volta questo evento, questo ricordo per Giovanna, che io anche personalmente conoscevo. L'iscrizione si può iscrivere appunto da oggi, a partire da oggi 1 settembre, e presso gli uffici della Proloco sarà attivo un tavolo in cui potersi iscrivere, insomma. Ecco, un prezzo abbordabilissimo, 10 sì, euro. 10 euro. Assolutamente, Martina, è piuttosto abbordabile. 5 chilometri di tipo agonistico, chiamiamoli così, e 2 chilometri di tipo non agonistico, quindi c'è anche un'opzione bilaterale. È permesso a tutti di partecipare, bambini, abbiamo avuto anche animali. Canini, no? quando è arrivato è stato premiato con un sacco di crocchette. Quindi anche lui. Ecco, andiamo a vedere invece i premi che riguardano la categoria umana, antropologica. Per quelli, prendi il microfono, Sara. Che per quanto riguarda i premi, diciamo che preferiamo aspettare la data della manifestazione per renderci conto. Sappiamo già quali saranno i premi, generalmente non sono premi al ricordo della manifestazione, perché riteniamo che una manifestazione di beneficenza come quella che è Corri con Gio sia importante avere un ricordo di una giornata che è stata donata nel vero senso della parola. Quindi per quanto riguarda nel senso assolutamente mutualistico del termine stesso, è veramente un dono quella giornata, come ci diceva il sindaco. Per quanto riguarda invece la Proloco, credo che questa sia la giusta occasione per ringraziare personalmente, proprio come comitato Corri con Gio, sia la Proloco Città Ducale che il comune di Città Ducale, perché davvero ci sono sempre stati vicini, ci hanno sostenuto e hanno fatto sì che la Corri con Gio, da un'iniziativa di pochi amici e la famiglia, diventasse un evento importante per la comunità. Come ci diceva il sindaco, lo scorso anno abbiamo avuto 780 iscrizioni, in piazza c'erano 736 partecipanti, mi sembra, ora i numeri mi sfuggono. Non so quanti abitanti, 7.000, quindi già la piazza era colma, questo è stato possibile al grande lavoro sia pubblicitario che di sostegno fatto sia dall'amministrazione comunale per la Corri con Gio e soprattutto con il grande sostegno della Proloco di Città Ducale, che davvero ci sostiene non solo con... Sì, lui è il sindaco. Sì, lui e il sindaco sono davvero i nostri punti di riferimento nell'organizzazione. Ecco, volevi aggiungere qualcosa, Sergio? Sì, nel in senso che a questo tipo di evento? La Corri con Gio è una manifestazione che è cresciuta piano piano e noi puntiamo a farla crescere ancora di più quest'anno
con tutto il nostro supporto possibile e immaginabile. Cercheremo di coinvolgere più civitesi possibile e soprattutto di far arrivare anche persone da fuori, perché anche il nostro... Questa trasmissione è finalizzata appunto alla diffusione dell'evento, esatto. Di natura, ripetiamo, mutualistica e universalistica e commemorativa appunto, e alle nostre spalle quindi, potete vedere tutti i riferimenti appunto. Vi aspettiamo quindi non delle solo caso. Vi aspettiamo quindi non solo per quanto riguarda la manifestazione, la corsa, ma anche per il proseguo della manifestazione. Ci sono delle attività che... posteriori, quindi ulteriori. Lo scorso anno si parlava di una sagra curiosissima. Sono tre anni che abbiamo, diciamo, in concomitanza alla Corriconciò messo una sagra. La sagra dei Piringhilli, che è un nostro... La sagra dei Piringhilli, singolarissima, no, nostro... sono questi Piringhilli? È un nostro piatto tipico, civitese, sì, è un impasto acqua e farina e vengono praticamente allungati a mano uno per uno e serviti con un sugo aglio olio, peperoncino. Speriamo comunque di dare anche un ristoro alle persone che verranno a fare la corsa in maniera tale che possano fermarsi e assistere successivamente a un concerto, credo che sarà un concerto di beneficenza, per concludere tutta la manifestazione, esatto. Di questa manifestazione che sta diventando appunto sempre più seguita da tutta la popolazione e non solo. Intervento facendo ovviamente il giro dei microfoni e è la volta di Riccardo Nicotra, che in qualità di... Come membro, sì, del consiglio della Corriconciò e rappresentante anche come membro del club runner Città Ducale. Ecco, runner Città Ducale. Sì, che è stata credo sempre a fianco alla manifestazione, cercando di coinvolgere podisti della zona e coinvolgendoli e facendoli partecipare, ricordando anche la nostra amica Giovanna che si era avvicinata al mondo del podismo insieme al papà. Ecco, ricordiamo, è un insegnante di educazione fisica. Sì, sì, quindi, no, ha partecipato anche a qualche gara, aveva cominciato a partecipare, sì, proprio. Sì, qualche volta ci siamo anche andati a fare qualche corsetta con lo stesso Gialloredo che ci tirava un po' il collo, che era il cavallo di battaglia. Cioè, della... Ecco, passiamo un attimino la palla a Gialloredo. Buonasera a tutti. Cittadino di Città Ducale, mi ritengo effetti tutto di Città Ducale, perché il paese mio poco ci sono stato, non è che ho visto sempre qui. Ti sei radicato in questo luogo dove presumo ti sei trovato benissimo, altrimenti avresti fatto le valigie, avresti percorso. Stavo benissimo io e anche i figli, c'era un altro figlio maschio che sta benissimo, anche lui. Purtroppo a me è successo che io non l'imponderabile, sto benissimo, purtroppo. Benissimo, ma di Giovanna non posso neanche parlare perché mi emoziono molto. Ecco, infatti ti ringraziamo. Ringrazio voi dell'occasione, sì. Perché però non dico altro. Vi ringrazio io a voi di tutto. Ecco, borsa di studio legata appunto a questa onlus, per poi dare la linea al collegamento telefonico con il professore. Con il direttore del CIRC, del centro ricerche per le neoplasie del colon retto, ma generalmente centro ricerche del cancro, sì, che ha cagionato la scomparsa di Giovanna. Il centro ricerche Sant'Orsola Malpighi è uno dei centri interdipartimentali d'Italia dove si fa ricerca e dove la ricerca viene fatta a livello europeo e a livello anche internazionale. Abbiamo deciso di accendere questa borsa di studio con l'aiuto del professor Guido Biasco, che tra l'altro si è dimostrato una persona veramente collaborativa e molto disponibile. Quindi estremamente umana. Estremamente umana sia sotto il profilo amministrativo, in quanto noi eravamo un po' pionieri, non sapevamo neanche dove mettere quindi le mani. Avete pagato il noviziato delle fasi iniziali? Sicuramente sì, ma abbiamo pagato in termini umani
molto molto poco, perché in realtà abbiamo ricevuto in dono la sua collaborazione, la sua amicizia e soprattutto la possibilità di accendere una borsa di studio a nome di Giovanna Fatato al Sant'Orsola Malpighi Centro Ricerche di Bologna, che porta il suo nome e che viene finanziata ogni anno dalla... Ogni anno la Corri con Gio finanzia la borsa di studio e ogni anno questa borsa di studio, con questo finanziamento, viene rinnovato un anno di studio per una nuova ricercatrice. Abbiamo finanziato 3 borse di studio. L'ultima è stata consegnata proprio dal professor Biasco ad aprile scorso, hanno partecipato alla manifestazione, hanno partecipato la famiglia di Giovanna, il marito e un'altra delle nostre collaboratrici, Bianca Maria Landi, che è la persona che si occupa nella Corri con Gio di tutto l'aspetto amministrativo della borsa di studio. E soprattutto quello che però ci tengo a dire è che l'importanza di questa borsa di studio è che viene finanziata interamente dalla manifestazione Corri con Gio, con tutto il ricavato della giornata del 19 settembre. Quindi dalle iscrizioni, la totale destinazione del ricavato della Corri con Gio è finalizzato esclusivamente al finanziamento della borsa di studio. Dico questo perché... oggi si apriranno le iscrizioni, ogni modulo di iscrizione costa 10 euro, include un pacco gara con una maglietta e il pettorale. Da oggi fino al 19 settembre tutta la manifestazione e tutte le attività correlate a questa manifestazione saranno finalizzate alla borsa di studio, quindi tutto il raccolto da oggi al 19, comprese le lotterie, comprese le donazioni, compresi i servizi, compresa qualsiasi cosa, i servizi sono a supporto della manifestazione. Diciamo che la Proloco in questo ci dà un supporto, in quanto le persone che vengono a Città Ducale e partecipano alla manifestazione hanno la possibilità di fermarsi e di continuare con noi la giornata e quindi di partecipare al concerto di beneficenza che si terrà dopo cena, attraverso la possibilità di mangiare e ovviamente di rilassarsi durante la sagra o comunque le attività promosse dalla Prologo, che non convergono al finanziamento della borsa di studio. Il finanziamento della borsa di studio, esattamente, il finanziamento della borsa di studio proviene da tutte le attività della Corri con Gio, quindi inerenti e attinenti alla manifestazione. Sono due cose che camminano parallelamente, in forte sinergia, in forte collaborazione, si sostengono perché l'una non prescinde dall'altra e vanno a convergere. Convergono assolutamente. L'intento finale che è quello organizzativo. Assolutamente sì, promozionale, soprattutto sul territorio, e questo appunto per dare la possibilità a tutte le persone che non sono di Città Ducale ma vengono da altri paesi o comunque hanno piacere di trascorrere con noi e condividere questa giornata, di potersi fermare a Città Ducale, di stare come stiamo adesso noi in un contesto di tipo familiare e aspettare il concerto serale. Quindi diciamo che questo è un po' l'organizzazione, e come dicevo oggi partiranno le iscrizioni, sono state aperte appunto da Gian Loreto, che è il nostro grande, oggi 1 settembre, fino al 19 alle 4 le iscrizioni sono aperte. Ovvio, non vi riducete tutti all'ultimo secondo, ma comunque va bene lo stesso. Le donazioni lo scorso anno sono arrivate anche durante la manifestazione, va bene lo stesso, anche dopo la manifestazione, anche dopo la gara, durante la cena. Fino a quando non si chiude la manifestazione con il concerto di beneficenza, la Corri con Gio è comunque aperta a donazioni. Sì, si prendono donazioni, le magliette sono state stampate, sono 700, quindi fino a fine scorta saranno consegnate, distribuite, i moduli di iscrizione, come diceva il Presidente della Prologo, sono disponibili in Prologo. C'è una mail di riferimento, esattamente. Le informazioni, i relativi numeri, uno è il mio e l'altro è del Presidente della Prologo. Il fax stesso della Prologo? Assolutamente sì, è stato messo a disposizione dalla Prologo. Un sito internet?
internet www.corricongio.it, dove si possono trovare tutte le informazioni, quindi dal percorso della 5 km e della 2 km ai moduli di iscrizione che possono essere scaricati direttamente da, sì, in PDF e inviati via fax. C'è su Facebook il l'IBAN, la pagina è Corri con Gio. La potete trovare sulla pagina di Facebook, c'è il www.corricongio.it, tutte le informazioni possono essere prese sia alla Prologo che attraverso i nostri volontari, che tutti i giorni sono a disposizione dalle 5 fino alle 7 e mezzo fino al 19 settembre. Ore 4 inizio della manifestazione per recuperare le iscrizioni. Benissimo, ti devo interrompere per qualche istante, Sara, per mandare in onda, prego la regia di farlo, il contributo telefonico del professor Guido Biasco. Ancora una volta il comitato organizzatore di Corri con Gio ha espresso il desiderio di consegnare il ricavato della manifestazione che si terrà il 19 settembre al Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro dell'Università di Bologna. I fondi serviranno perché possa essere attivata una borsa di studio per un giovane ricercatore che intenda impegnarsi nella ricerca sui tumori. Questa proposta, che segue quelle legate alle scorse edizioni della maratona, è molto importante. Innanzitutto si rende onore con un'opera meritoria alla memoria di una figura molto cara, la dottoressa Giovanna Fattato. E poi perché, contribuendo alla ricerca, si mette un tassello che può diventare molto significativo su scoperte che possono essere utili alla salute dei tanti malati di tumore. Quando iniziamo una ricerca non sappiamo mai quanto il risultato sarà rilevante. Noi però partiamo con l'idea che comunque sia molto importante, e spesso lo è. Borse di studio, derivante dai contributi delle passate edizioni, sono serviti per studi sui tumori del fegato, per un'indagine sulle cure di fine vita, che è un argomento molto delicato e in forte crescita di interesse da parte della comunità scientifica, e poi altri studi all'analisi del genoma, alla ricerca di mutazioni, spesso utili per offrire spazio alle cure mirate. Sono argomenti variegati, ma che concorrono tutti all'affinamento di conoscenze di giovani ricercatori nel campo dei tumori. I giovani che hanno vinto le borse di studio sono stati poi inseriti in scuole di specializzazione e in dottorati di ricerca e sono grati, come è stato dimostrato dalla loro presenza alla manifestazione degli anni precedenti, a tutti coloro, organizzatori e partecipanti, che hanno consentito un riconoscimento economico, ma soprattutto che hanno investito sulla formazione dei giovani. Un trampolino di lancio per un futuro produttivo in un momento storico in cui tutto è in crisi. Un messaggio di fiducia da parte di tanti. Io a titolo personale, oltre che come esponente dell'Università di Bologna, non posso fare altro che rimarcare la fiducia e la stima che ci è stata concessa. Una stima che io ricambio con l'aggiunta di una riconoscenza affettuosa e sincera per le persone veramente limpide e generose che ho avuto modo di conoscere. Con l'augurio di un ulteriore successo in una manifestazione che rende onore a tutti, un caro saluto. Dopo il contributo telefonico del professore Guido Biasco, riprendiamo l'epilogo di questo incontro che ha visto protagonista appunto la Corri con Gio, manifestazione che andrà in scena il 19 settembre 2015 proprio a Piazza, partendo da Piazza del Popolo. Abbiamo parlato diffusamente delle coordinate, delle linee guida relativa a questo tipo di evento. Un ultimo intervento, nel frattempo si stanno accendendo le luci, siamo nella penombra, siamo passati, Martina, dal tanto temuto sole all'ombra. All'ombra e addirittura all'illuminazione di questa straordinaria Piazza del Popolo, un borgo più che medievale, direi molto antico, e da questo punto di vista, ecco, andiamo a parlare della storicità e dello storicismo di questa città nella quale avverrà questo evento. Sindaco Ermini. Su questo veramente insomma, sono entusiasmato della domanda, perché parlare di Città Ducale, parlare di Città Ducale, siccome io, per me Città Ducale, io ce l'ho nel cuore, come tutti i civitesi. Anche come il padre di Giovanna, no? Che anche se non è nato a Città Ducale è come se lo fosse. Quindi tornando alla piazza, questa è una piazza che abbiamo ristrutturato, questo è il secondo anno,
Sì, il secondo anno. E questa coreografia di questa piazza con questa bellissima manifestazione è veramente una cosa splendida. Città Ducale è nata nel 1308 o 309, dipende dall'editto oppure dalla fondazione, quando sono iniziati i lavori, e con Città Ducale è nata anche questa bellissima piazza. Città Ducale è una città piena di storie, che fu fondata da Carlo D'Angiò. Esatto, noi facevamo parte del Regno di Napoli, che era Città Ducale era posta proprio sul confine tra il Regno di Napoli, tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Siccome c'era necessità di salvaguardare, di proteggere la frontiera da parte del Regno delle Due Sicilie, il re decise di fondare questa città. Tant'è vero che abbiamo fatto la rievocazione proprio grazie alla Prologo e alla collaborazione un po' di tutti, proprio sabato abbiamo fatto ricordo della fondazione di Città Ducale. Poi Città Ducale fu fondata attraverso la compartecipazione di tutta una serie di ville, no, che contribuirono con un editto del re alla contribuzione, diciamo, della nascita di Città Ducale. Quindi venire a Città Ducale e per la manifestazione uno raggiunge il duplice obiettivo di innanzitutto ammirare, sarà pure di parte il mio giudizio, però ammirare una cittadina splendida. E in più lo scopo che oggi stiamo cercando di promuovere, che è quello di ricordare Giovanna, è uno scopo a mio avviso importante, ben definito, e è importante anche l'obiettivo che poi anche Sara prima ricordava, cioè quello di andare a finanziare una borsa di studio in ricordo proprio di questa splendida ragazza, che se lo merita tutto. Io la conoscevo, non ero amico, perché era chiaramente una generazione differente, però comunque era una Cividese. E in quanto Cividese ci preme ricordarla nella maniera in cui stiamo facendo. Sara, la ringrazio veramente di tutto questo amore che sta mettendo in questa bellissima manifestazione. Un grazie da parte mia, ma anche penso di interpretare la volontà di tutta la comunità, che si stringe sempre intorno a questa manifestazione, e vedrete il giorno 19 questa piazza sarà piena di giallo, tutte queste magliette gialle. Abbiamo cambiato con il blu, però il blu va bene, perché il giallo e il blu sono proprio i colori di Città Ducale. Andiamo, Sara, con le conclusioni di rito. Io per concludere vorrei ovviamente aggiungere i miei di ringraziamenti a quelli del sindaco di Città Ducale, perché sicuramente è una manifestazione promossa dalla famiglia di Giovanna, promossa dal comitato Corri con Gio, il quale lavora tutto l'anno per rendere questa giornata il più bella, e anche se passatemi il termine, ma ovviamente parlare poi della Corri con Gio emoziona un po' anche me, e renderla veramente il più suggestiva possibile. Ma soprattutto, ecco, il mio ringraziamento va alle persone che lavoreranno il 19 settembre per la realizzazione della manifestazione. Non è un gioco, è una manifestazione che da oggi ha aperto le iscrizioni, ma corre davvero già da qualche mese. La famiglia di Giovanna è in prima linea insieme a noi del comitato, e soprattutto diciamo che uno dei punti di forza delle iscrizioni è proprio Gialloreto, quindi è un lavoro forte e sentito. Il ringraziamento va agli sponsor che da sempre ci sostengono e che renderanno possibile la manifestazione e che contribuiranno anche quest'anno. Va a tutte le persone di Città Ducale che, come diceva il sindaco, in quella giornata hanno veramente la capacità di restituire il sorriso a un momento molto molto particolare. Noi abbiamo sempre pensato che fosse un giorno
un giorno quasi surreale. Succede sempre qualcosa i giorni prima della Corri con Gio. È una giornata che arriva dal cielo. Arriva dal cielo e questo significa che è una giornata di tutti. La borsa di studio è veramente un valore di tutti, di tutta la comunità di Città Ducale, di tutte le persone che arrivano da ogni dove, e abbiamo amici che veramente si recano, arrivano da altre regioni, addirittura da Napoli, da Firenze, da non so, da Palermo, da qualsiasi parte. Ci sono amici che ci raggiungono. Sì, qualcuno. Ci sono amici che tornano, perché questa giornata è una giornata che unisce tutti, e unisce tutti perché ne ha un valore assoluto, che non è solo quello del ricordo, ma come dicevo prima è un ricordo, è una giornata di speranza. Corri con Gio e la borsa di studio è il patrimonio di una comunità. Quindi spero che anche quest'anno sia una giornata che unisce tutti nel valore dell'amicizia, dell'onestà, della lealtà, nel valore dell'unione. Un'unione che, come abbiamo visto, in sinergia su territorio, comune, proloco, associazioni varie, perché poi a questa manifestazione contribuiscono anche altre associazioni di volontariato, come l'Avis, come l'Avis, sì, assolutamente una compartecipazione di più associazioni che hanno reso un prodotto decisamente importante, di qualità, di valore. Hanno reso una manifestazione di valore assoluto. Intrinseco. E Martina intanto sta preparando Martina, speranza che non Martina no, la postazione da noi tanto carinamente tanto curata però speriamo che veramente questo tappo arrivi più alto possibile ad indirizzarlo, sperando che non prenda il nostro cameraman. Quindi indirizza bene la tua mira, insomma, per festeggiare. Martina, garantirai la tua presenza per quante altre stagioni? Fino a quando loro vorranno, e sarò presente, impegni permettendo, io ci sarò sempre. Ricordiamo che sei un agonista, quindi sei impegnata con i ritiri, tuo malgrado tante volte non puoi partecipare alle manifestazioni che si organizzano nella nostra città per via appunto di questa tua attività agonistica di tipo mondiale. Sei una professionista, ricordiamo, ti impegni oramai da molti anni nei 1500 metri stile libero in vasca, sei stata terza agli europei di Berlino, ricordiamolo, prima alle Universiadi, tanti piazzamenti iridati, per cui sei giovanissima, quindi carriera lunghissima, e speriamo veramente che tutto questo ti giunga ad onore, insomma, anche per la tua carriera, tutto quello che vai facendo dal punto di vista mutualistico e della solidarietà. E quindi ringraziando tutti gli ospiti, segnatamente il presidente della Proloco di Città Ducale, Sergio Ranalli, gli devo rileggere, perché ovviamente per me erano ignoti, l'ho conosciuto oggi questi signori, e il signor Riccardo Nicotra, se non vado errato, la nostra Sara Severoni, Martina Caramignoli che provvederà al varo dello spumante, il primo cittadino Roberto Ermini e Gian Loreto Fatato, il papà della nostra indimenticabile Giovanna. Allora, ringraziando tutti coloro che hanno avuto la pazienza e che ci hanno fatto piacere nell'ascoltarci e nel vederci in questo giorno di prodromico di presentazione della quarta edizione della maratona non competitiva. Corri con Gio. Ecco, appello finale e conclusione di rito. Le iscrizioni sono aperte, vi aspettiamo numerosi, le magliette sono già state stampate, sono 700 e speriamo non bastino come tutti gli anni. Quindi grazie veramente a Martina, siamo onorati di averla come nostra madrina e speriamo veramente di vedere il nostro delfinetto correre con lei dovunque, perché al di là di tutto lo sport ci ha unito tutti e quindi ci unisce anche a lei. E soprattutto, ripeto, iscrivetevi e vi aspettiamo numerosi, è una giornata tra amici e sarà una bella giornata sicuramente. Eccolo qui la metafora, il simbolo del appunto di questa giornata, lo possiamo definire così, che porti sempre con te questo? Sì, io ho anche tatuato un delfino, quindi... Quindi non ti fai mancare niente dal punto di vista della fauna ittica, insomma. No. Ecco, con il sorriso che non conosce confini, come avrebbe detto il buon Sandro Ciotti di Martina Caramignoli, procediamo allo stampo, vai, vediamo come va.
stai sul podio, in questo momento sei te arrivata terza, benissimo. Speriamo prima. In questo momento hai ottenuto la medaglia d'oro ai mondiali di... La prossima edizione dei mondiali quando sarà? 2017. Cerchiamo di sconfiggere questa ungherese. Speriamo. Ci proviamo. Prima un passo alla volta. Un passo alla volta. E a tutti gli amici, all'ascolto, in visione all'ascolto di Aria Terra, un cordiale arrivederci e grazie per averci seguito fino a questo momento. Arrivederci, buonasera.